Forza, circolare, circolare, sindaco. Forza! Sindaco Alemanno, ma che fa? Vestito da questa, questa non può girare lì, scusi, questa è una svolta a sinistra di basso livello! È una svolta a sinistra di basso livello! Come risulta chiaramente la boetina a pozione civile! C'è scritto qua! 35 mm di ingorgo! Capito? Non insista! Non insista! Che chiamo esercito! Ecco. Che devo fare? Chiamo esercito! Senta, ma chiama l'esercito pure per dirigere il traffico, Alemanno, buonasera! Buonasera, certamente un buon... Sento il pubblico che scalpita per questo sindaco, perché un sindaco deve essere dirigista, un sindaco deve essere garantista e pure garagista contro questa gravissima piaga e traffico. Ho deciso, chiude scuole, apro preferenziale, apro tangenziale, ci metto esercito. Ma perché? Allora, scusami. Perché? Allora, perché a 0 gradi centimetri la CTL mi diventa ingorgo. Sì. L'asfalto si impasta con lo smog, le mazzette che sono di carta diventano colloidale. Allora tu rischi di rimanere sulla tangenziale colloidato, se hai uno a 180 e sbraga. Non è bello, effettivamente. Però il problema del traffico a Roma diciamo che c'è un pochino, si può dire? Allora la responsabilità, non diciamo fesserie. Responsabilità è tutta la persona impresentabile di Gabrielli a pozione civile. Ma può essere sempre colpa di storia. Aveva detto che sulla città sarebbero piovuti quanti? 35 millimetri di benzina senza piombo. E invece? Guarda qua, se è salita a 2 euro. E ora che si fa? Chiamiamo l'esercito? No, non chiami l'esercito sempre, prendi l'autobus. Magari, sindaco, ma quale? Possiamo dire che il servizio non è proprio impeccabile adesso. Non diciamo fesserie, vanno bene tutti. Il 15, 57 Barato, l'8 notturno, 21 marzo, tanto ti portano tutti in giro. Scusi, nel che senso? Nel senso che ti prendono per il culo, ma allegramente. Ma come? Per drammatizzare, perché l'ATAC è allegria, l'ATAC è simpatia, soprattutto l'ATAC è una grande famiglia, a mia. Sì, vabbè, senta però... Va bene i mezzi pubblici. I mezzi pubblici a Pozione Civile. Ma lei non pensa che bisognerebbe anche favorire la coscienza ecologica? Ma sì, adesso ci mettiamo a fare tutti i diari col cicoglione, col sedanello in mano come cocisse? Chi? A Polverini. Ma che cocisse? Non diciamo fesserie. Qua ci vogliono infrastrutture, il cemento, i carcinacci, noi appalti. Bisogna fare la Formula 1. Ma bisogna fare la ancora Formula 2. Con la Formula 1 a Roma. Le auto con Balilla. Ma bisogna fare la TAV sul raccordo anulare. Buchiamo Monte Mario. Ma no, scusi. Facciamo un buco. No, ci manca solo quello, guardi. Soldi poi... Dove li prenderebbe i soldi? Con le multe. Ma come con le multe? Tutti quelli che vogliono andare in centro, gli facciamo la multa. Rutelli, Cassini, Fili, Montezemolo. Tutti vogliono andare là. D'altronde si sa, perché a 0 voti, come c'è scritto qua sulla Nazionale Civile, si ingorgano tutti e il mezzo... E il centro diventa colloidale. Ecco, però sto centro colloidale, eh? Anche lei si dice che ci stia facendo un pensierino. Io ma che centro? Ma che c'ho scritto in fronte varco attivo? No. Io do sempre a precedenza a destra. A precedenza a destra, perché è l'unico modo per restituire ordine a questa città. Questa città che tutti ci invidiano a farla tornare la Roma Caput Murin. La Roma di Attilio Rantolo. La Roma di Alluce Valgo. Ma... La Roma di Robinho Prisco. Ma... La Roma di Anzio IV Maccarese, la Roma di Publio Semplicio. Ma che cosa dice? Da oggi Roma è sgombra. Ma non mi sembra proprio, scusi. Buoni, state buoni, state buoni, chiama esercito, chiude scuole, apre dal cartello. Però resta chiamo bene il druido, eh? Gli faccio mangiare dal cartello. Guardi che c'è l'obbligo delle catenate. Arriva il bruito, gli dà le catenate. Ma che devo fare? Allora invito tutti i cittadini, la cittadinanza di Roma, a non uscire di casa. Ma come? A Pozione Civile, una persona presentabile che abbia scienza, ha detto che nevica. Ma come nevica? Basta. È primavera! Basta! Tornate alle vostre auto e date una carezza al vostro parabrezza. Ma... E ditegli, questa è una multa del sindaco. E chi non la paga, gli manda esercito. Io mi sono stufato. Ma, sindaco, è primavera. Mi sono stufato. Non può nevicare. C'è bisogno di intervento. C'è bisogno di un sindaco garagista. No. Un sindaco interventista. Ma come allora, è arrivato? Bisogna parcheggiare questo strumento di morte. No. Allora, vi aiuto a parcheggiare. Ma allora, non deve parcheggiare. Venga avanti, per nostra... favore. No. Per favore, questa è la seta blu, la seta civile, la seta civile. Eh? La seta blu civile, chiama esercito. Eh?
Allora devi andare indietro, a pozione civile. A pozione civile. Il druido, arriva il druido e chiama a pozione civile. Scusa. Allora indietro, indietreggi. No, non è una macchina. Indietreggi, non roteo, rotea, rotea, rotea. Chiama esercito, me ne vado, basta. Chiama esercito.